Perché c'è stata questa degenerazione dell'audience, secondo lei? Perché, ripeto, il mestiere che svolgiamo è un mestiere difficile, che spesso suscita anche un interesse spasmodico dell'opinione pubblica, dai fatti di cronaca ai fatti più importanti, quali sono stati appunto le recenti vicende Englaro, Diaz, Welby. Sono situazioni che suscitano soprattutto i più gravi fatti di omicidio, pensiamo a Marta Russo, all'omicidio di Cogne. Sono fatti che indubbiamente suscitano l'interesse dell'opinione pubblica, ma bisogna trovare un punto di equilibrio. Non si può sostituire il processo che si svolge nell'aula di giudiziaria al processo in una trasmissione televisiva. Questo è una sovrapposizione di piani che, come dicevo, rischia poi di avere riflessi negativi sul reale svolgimento e sul reale svolgimento del processo, perché il processo a che cosa serve? A ricostruire realmente i fatti e ad applicare ad essi la regola di diritto. Per ricostruire i fatti, i giudici, le parti devono essere messi appunto nelle condizioni di farli, e serve anche appunto garantire la genuinità delle testimonianze di coloro che devono poi Senta, rendere dottor, importanti qui dichiarazioni. esulo, però qui può mollare perché non tocchiamo un tema sensibile, ma un tema di buon gusto. Come padre, è spaventato dall'eccesso di TV trash in televisione, della cattiva qualità della televisione? Qui è l'unica deroga alla giustizia che le chiedo. Senz'altro sì, come padre di due bambini piccoli, senz'altro sì. Cioè, io penso che il momento appunto della formazione parta appunto anche dai messaggi che vengono trasmessi, soprattutto quando poi non si è sempre in grado di controllare ciò che viene trasmesso nelle televisioni. Quindi questo I prendiamolo suoi come figli deroga. guardano, li lascia il pomeriggio da soli davanti alla televisione? Qualche volta sì, qualche volta no. Penso che è opportuno controllare pure la tipologia di programmi che vengono ascoltati. Questo Certo. penso, lo ritengo fondamentale da genitore. Perché dovrebbero, lei ha detto una cosa importante, l'aspetto formativo, la televisione sull'aspetto della formazione, c'è un dibattito in corso molto ampio, Minoli ha fatto un attacco molto pesante alla diseducatività della televisione, quindi non è una cosa, però detto da voi è una cosa nuova, se riesco a stimolarvi su questo. L'aspetto della formazione della televisione è molto importante, contribuisce da magistrato a creare una sensibilità democratica? Beh, io penso appunto che, benché il compito che mi assegnato è quello di parlare della Vabbè, politica una giudiziaria da piccola cittadino, deroga. appunto penso si possa pure affrontare, Non perché il è magistrato non grave è se libero di parla di pensare. televisione, nessuno Se, non si, l'ammazza. se ci viene tolto la possibilità di pensare e di esprimere opinioni, Vabbè, penso solo siamo quello. veramente. Io penso, ripeto, No, la sono. domanda era: contribuisce la televisione, una televisione sana a non trash, Sì. a formare questi ragazzi in modo anche corretto? Penso di sì, io direi senz'altro di sì. È molto importante che ci siano, ripeto, programmi realmente Senta, i formativi di magistrati, educazione. lei rischia di diventare un magistrato, no, lo è già un magistrato involontariamente perché non è una persona che ama esporsi, che ama, non fa vita mondana, eccetera, è molto riservato, però inevitabilmente rischia di diventare un magistrato star, vuoi per il caso Moggi, vuoi per il ruolo che occupa. I magistrati star li avete sempre un po' puniti, non è che poi c'è invidia, eccetera. No, io penso che su questo, anche per esperienza personale diretta, noi abbiamo delle precise regole deontologiche alle quali dobbiamo attenerci. Questo lo penso veramente in maniera forte. Il magistrato si legittima appunto nelle aule, con i provvedimenti, con le sentenze e con le indagini che compie. Quello è il vero lavoro del magistrato. In quell'aula, in quel contesto, il magistrato può realmente diventare, come dire, svolgere quel ruolo importante. E oggi mi lasci dire questa frase pure molto importante: oggi abbiamo un'ulteriore responsabilità, che è quella a cui teniamo molto, di una responsabilità costituzionale, cioè quella L'ha di già detto, attuare nelle sì. sentenze appunto i vincoli della E Costituzione. si può mettere uno stop ai processi che finiscono, almeno quelli civili, non penali. Stop, tipo oltre quelli non si va. Cioè di prevedere un limite. Sì. Bisogna razionalizzare il sistema, sono queste anche le proposte sul civile che noi abbiamo fatto, su Cioè, alcune delle proposte. Bisogna quanto razionalizzare dovrebbe innanzitutto. durare al massimo un processo civile, secondo lei? Allora, per quanto riguarda la durata, questo è difficile quantificarlo perché È riguarda la tipologia dei difficile. processi. Qua dobbiamo creare il problema di fondo, è uno, nella società dell'informatica, nella società moderna.